Giuro a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui ancora di nuovo insieme a Federico, mi veniva Mercuri, per fare insieme una tier list di tutti i mazzi Edison che ci sono per capire effettivamente qual è il più forte e quale meno. Ha già detto che sarà il suo, ti resti, però... Ovviamente Monster Mash non può non stare in cima alla classifica adesso. Ma assolutamente, è innegabile, ha vinto. Ma ok, detto questo però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per acquistare prodotti Edison. Hanno reprintato da poco l'Odd, se volete montare Lightswarm potete acquistare il box con il referral link e codice sconto che trovate qua sotto in descrizione. Stessa cosa ragazzi per Drugstore, ragazzi il miglior negozio per acquisto di prodotti coreani e giapponesi, One Piece e Yugi. Quindi se volete comprare roba un po' esotica che non trovate normalmente da altri store, referral link e codice sconto sempre qua sotto. In più, se volete liberarvi carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram qua sotto, contattatemi, mandatemi le foto, se c'è roba interessante anche chi vive comuni, perché guarda, allora quanti ce ne sono in giro, se ne può parlare. Detto questo, passiamo alla tier list. Oh, bene, tocca divertirsi. Abbiamo tanti mazzi che si vedono poco, e vabbè, ma tanto riconosciamo tutti, no? Non ci spaventa niente. Famo così, subito, risolto il problema. Sì, adesso vai. Possiamo andare su tutto il resto. Sì, sì, Bayou Turbo inevitabilmente è un DRS, tanto c'è poco da dire al riguardo. Cioè, qualsiasi mazzo che non perde da virus né da oppression non può che non stare in DRS, certo, ovviamente. Quindi Blackwing ovviamente pure lui... DRS meritatissimo, intanto penso l'unico mazzo di archetipo puro che funziona e funziona anche troppo bene. Allora, poi vediamo. C'è Blackwing, c'è tanta spezia. Blackwing ibrido. Allora, fondamentalmente dovrebbe trattarsi di una lista di BV classica, però a dispetto del BV più comune gioca anche due se non tre Grefer, il multiple, cioè più copie di Sirocco e Vaio, cioè Sirocco ovviamente sì. BV ne gioca tre, ma qui non so se gioca addirittura sempre tre Vaio, quindi gioca sia con Grefer che con Vaio. È un mazzo carino, secondo me la via di mezzo fra il Vaio Turbo e il Blackwing puro. Non me la sento di piazzarlo in TRS, perché secondo me, ecco, diciamo che se non peschi bene l'engine BV e se non peschi Grefer insieme a Sirocco e Vaio, ma cioè, ricordiamoci comunque che Grefer è meno uno, sì. Cioè nel senso, comunque, ecco, fare un Grefer per scartare un Bora e andare a mandare al cimitero un Vaio, sì che c'è il target di Blizzard da fare il turno dopo se ce l'hai già al cimitero il 4 da tirare su, però ecco, diciamo che de base ti sei fatto un meno uno, quindi quello che vuoi andare a fare è sempre fa Grefer, scarto Vaio, scarto Sirocco. E anche comunque da dire che BV è un mazzo che Sirocco gli piace utilizzarlo, quindi classica bittata violenta, vortice più Sirocco, porta Bora 3007 trapananti sul povero Rico in difesa di turno. Diciamo che quasi spesso e volentieri mezzo game te lo rubano così, quindi non lo so, non me la sento di metterlo sinceramente nemmeno in tier 1, sai, per quanto, ecco, diciamo molto situazionale, perché se ovviamente pesca soltanto la parte BV, sì. E poi magari più avanti il late pesca quel Grefer più Vaio in mano, gli può dare quell'acceleratina per quei 4000 danni out of nowhere, come si dice, però... Diciamo non ci vuoi partire dei Grefer. Esatto, cioè secondo me è un mazzo che a cospetto del BV classico, che diciamo che 8 volte su 10 non bricca, o meglio, il brick più classico del BV puro è non pesca mostro. Cioè, anche perché se pesca monomostri gioca bene lo stesso. Se invece pesca solo magie e trappole non gioca PV, ecco, diciamo che il brick più grosso che c'ha PV è il non pescare mostri, e in questo caso andateli a scartare, non so, io lo piazzerei uno e mezzo, ti dico, perché comunque c'ha le carte in regola per essere comunque un mazzo performante, perché comunque gioca due engine che sono veramente forti, fra quello che è del Vaio Turbo e quello che è del BV puro, però diciamo, ecco, che va magari ad intaccare quella che è la purezza e l'eccellenza del Blackwing puro, sì. Con quel Grefer e più copie di Vaio che magari tante volte possono briccare, quindi ecco, diciamo che aggiungi quel brick potential al mazzo in più che magari non ci piace molto. Ok, poi Alien. Procediamo, dai, andiamo in ordine. Alien secondo me è un mazzo molto divertente, innanzitutto, ovviamente purtroppo non sono mazzi da poter piazzare fra le prime, forse anche tre tier, né uno né uno e mezzo né S, perché comunque è un mazzo che da oppression concede letteralmente, e da
da virus anche, perché comunque è un mazzo che si basa molto, anzi quasi esclusivamente su ammonite, che poi tramite monocarta porta Golgar, che è il sincro d'archetipo molto forte che fa funzionare il mazzo fondamentalmente, altrimenti non ci avrebbe senso esiste. Quindi in realtà hanno anche un attacco Icaro loro, che è l'offerta alla divinità dei serpenti, quella che sacrifica un rettile, che a differenza di Icaro però non è costo, distrugge per effetto, quindi nel caso te la neghino non vai a romperti il mostro da solo, mentre se te negano magari con un solenne un Icaro il mostro lo devi sacrificare lo stesso. È un mazzo che secondo me può dire la sua, non hanno ancora trovato una versione che funzioni benissimo, ecco, diciamo che la versione che usa Golgar più frequente è Alien Hero Beat, quella con appunto l'alieno gemello acqua 1500 giallone, e te direi un tier 2. Okay. Se ci fosse un 2 più, magari, ecco, l'avrei messo fra il 2 e l'1 e mezzo. Vabbè, questo non è il canale Franchino il criminale, quindi non credo, questo abbiamo il 2 più. Quindi andiamo bene come un tier 2, dai. Considera che questo mazzo non è forte adesso, quindi è inutile ristamparlo. Non era fortissimo all'epoca, quindi non è, cioè, le carte sono rimaste lì, quindi di base, piano piano, la roba alieno sta salendo di prezzo, perché tanto... Come il cucciolo? No, sì. Alien Kid. Sì, sì. Cioè, c'è Alien Kid che è arrivato, cioè, uno sproposito per modo di, però mi sembra che è arrivato, non so se una ventina di euro, è un alieno luce 1500 se non sbaglio, c'è una stampa sola appunto, quella d'espansione super. Devo andare a cercare. D'espansione super, e che scartando una carta dalla mano metti un segnalino AA su tutti i mostri che sono stati special summonati. Quello lì è salito un botto. Perché di base, cioè, adesso la gente vuole provarlo nel retro format. Il problema è che... magari c'è un po' carenza di carte. Sì. Ecco. O comunque magari poca voglia di andare a improntare magari quei 50-100 euro per provare un mazzo troll. Ecco, così. Un altro mazzo che comunque ha subito la stessa pena è questo. Ma allora, in realtà, secondo me il discorso di Amaryllis è che è partito sì come mazzo troll, fra le prime versioni con i vulcani Counter, voleva essere un mazzo Barn, cioè lo chiamavano addirittura Amaryllis Barn, ma che in realtà ci andava a picchiare con 2008, tanto Barn non era, te prendeva a sassate con Titania, quindi diciamo che... Però è un mazzo che in realtà appunto adesso con l'evolversi del meta... Non a questo nazio nostro, perché in top non ne è entrato nemmeno uno, però per carità è vero pure che al termine dei turni eravamo in tanti con due sconfitte, quindi parecchi Amaryllis comunque con doppia sconfitta che magari non sono semplicemente entrati per rating. Quindi te posso assicurare che ce n'erano parecchie comunque di Amaryllis Barn con soltanto due loss. È un mazzo che secondo me è molto forte nel formato. Lo metterei come tier 1. Lo metterei come tier 1 soprattutto perché il boss deck Getty Dania è veramente, veramente fastidioso. Sì. Ma poi anche il discorso che, altra cosa che molti sottovalutano, Titania la puoi, cioè, lo puoi sfruttare l'effetto anche quando l'oppo targhetta carte da solo, quindi ad esempio su un Sirocco che pompa Bora io posso sacrificare token e ti distruggo Sirocco, o una Test Tire che vuole andare a mescolare un GB dentro al mazzo per far portare qualcuno dentro, magari un Murmillo, per carità targhetta anche lui, però posso usare l'effetto di Titania su Test Tire, o quando magari equipaggiano un braccio arsenale o un mostro, posso sacrificare un token o Titania stessa per annullare l'equipe per rompere il braccio arsenale. Quindi ecco una cosa che molti non si ricordano, non si aspettano. Poi tra l'altro, altra piccola particolarità, molti player non si rendono conto che Titania sacrifica quando una carta viene targhettata, non quando viene targhettata lei o quando viene targhettato un mostro pianta. Spesso e volentieri ho visto player che con due token più Titania facevano passare un tifone, magari un tifone su una 7 o un tifone su una DDR, le facevano passare. Come? Cavolo, giochi di Dania, sfruttano. Comunque come deck boss è veramente fastidioso. Cioè... Però da un lato, nel senso, forse mi aspetto altro, non voglio sprecare quella di Dania. No, ma questo dico in situazioni di sacrifica un token, capito? Cioè nel senso, un token per annullarti una carta, io...
certo, a meno che non è proprio una carta terribile, ma te lo tirerei sempre. Cioè... Okay. Quindi sì, Amaryllis è un buonissimo mazzo. Sicuramente ci sarà ancora da trovare la lista definitiva, perché ormai fra chi dice che le Amaryllis vanno giocate a 2, chi dice che le Amaryllis a 2 e le Titani a 3, chi dice le Titani a 2 e le Amaryllis a 3, fra chi lo vuole giocare coi baratti e chi senza, chi gioca fertilizzante e chi no, già parecchie sfaccettature come mazzo. Mm. Secondo me va ancora trovato quello che è più performante. È una lista comunque secondo me in continuo aggiornamento e che può dare parecchio a quello che è il formato. E con quello che costa ci metterà un po' un attimo. Sì, ci metterà parecchio, probabilmente sì, ha preso prezzi allucinanti. Oh, io sono passato da vendere le prime a 10 euro a vendere l'ultima a 40. Quelle, esatto, infatti le prime comprate sono state un affare, veramente, perché quando all'inizio le trovavi veramente gente che le tirava via a 7-8 euro. Quindi col senno di poi a quintali c'era da prendere. Però sì, ecco, magari uno dei problemi del mazzo è appunto quello, che magari fa fatica a trovare quello slancio, perché comunque i player sono pochi, quelle che magari si sono presi le Amaryllis e che ce l'hanno per giocarle effettivamente. Perché di base Value Turbo, per quanto ok è il mazzo più forte del formato, ma i Value costano 4 euro adesso che sono saliti. Alla nera l'armata, sì, ma poi costa, se vai a minimizzare le rarità, in realtà proprio te la cavi con, non dico spiccioli, ma con 100 euro te lo monti. Sì, esatto, diciamo completo lui... anche de extra, sì. Ecco, magari le uniche carte che portano effettivamente su il trombettiere all'argento, il 2008, sì, quello porta sta... un po' sul prezzo, ma stiamo penso sempre intorno a una quindicina di euro, sì. Se non sbaglio, non andiamo, cioè non arrivano bombe da 40-50 no, euro, no, come le Amaryllis. Poi Chainbarn, per rimanere un po' sull'economico. Il Chainbarn. Faccio io? Sì, fallo tu. Declino ogni responsabilità. Per carità, è un mazzo che anch'io ho giocato, che è bello, però secondo me fa un dispetto a quello che c'è davanti. Cioè, nel senso che la sfortuna vuole che è un mazzo... Allora, in Edison gli mancano le carte più forti, secondo me. Cosa gli manca? Card D. Ah, okay. Grossa, Pot of Duality, sì. Grossa. E poi gli manca anche lo Scarecrow, quello che si scarta da mano. Lo spavento passeri veloce. Esatto, sì, esatto, quello. Qua c'è quello di Ferraia. Invece gli serve lo spavento passeri veloce, comunque è un mazzo che lo sfrutta bene. E per il resto... è che è un mazzo che si espone troppo a Brick Potential. Cioè, bricca troppo spesso. Aspetta un attimo. Carne di fuoco. Perché? Figli di puttana. Ok. Out of nowhere. Va bene. Il discorso è che giochi parecchio l'engine per pescare. Quindi Legacy of Yada, Jar of Greed, Reckless Greed, Accumulated Fortune. Quindi è un mazzo che va molto a pescare. Però ecco, diciamo che se non te si incrastano bene, difficilmente sì. Riesci a risolvere una partita, perché comunque, bene o male, la tua giocata forte... Allora, intanto è un mazzo che dipende tantissimo da Triochama. Sì. Tantissimo da Triochama, perché ti dà un boost ai danni allucinante fra Secret Barrel e l'hai voluto tu. Mm. Quindi, e in Edison sta uno. Sì. Quindi ecco, già tu dici un mazzo basato su una 1 per... e già ti fa storcere il naso. E poi il discorso è che il gameplay del mazzo fondamentalmente è sempre tirare quella chain da 3, 4, 5 carte a volte, sfruttando il chain 1 dell'oppo. Però ecco, diciamo che la tua risoluzione perfetta della catena è quando tu riesci a tirare magari un chain strike come anello 5, un'arma segreta da almeno 1700-2000 danni. Insomma, è un mazzo che fondamentalmente deve fare quelle 4-5 chain da quei 2000-1900 danni, e poi ovviamente la chain deve risolversi con pesco di Accumulated Fortune, pesco degli altri. Quindi tu, nel senso, devi fare la chain che ti fa pescare 4-5 carte in mano più la carta che fa 2000 danni, soltanto che fa ingrastare tutte le volte sta situazione. È un po' complicato. Certo, è un mazzo che punisce molto i player meno esperti, perché ovviamente un player meno esperto, quando si vede un lava golem regalato così, sì, 3000 danni di picchio, e poi se vanno a prendere muri dimensionali, cilindri sulla faccia, e quindi dopo lì ovviamente il mazzo prende tutto un altro, sì, un'altra sfaccetta dura. Ovviamente, se quando io ti do un lava golem te prendi 1000, invece vieni a menate, ne prendi in altri 3000, mezzo game è fatto. Ecco che di quelle 4-5 catene che dicevamo prima ne bastano soltanto, sì, due, sì. E quindi magari riesci a
a risolverla bene come game. E poi ovviamente un mazzo che post side soffre, soffre, sì, soffre tantissimo. Tempesta, ritorno, decreto reale. Tempeste, Negrim, anche semplicemente i Dust Tornado che vanno magari a rompere una carta in hand, sono fastidiosi. O comunque anche una carta che ha trovato molto spazio ultimamente, Inside, Trapstan. Te prendi un Trapstan come anello 5, prendi il mazzetto, lo metti dentro il deck box e vai a prendere qualcosa a barra. Sì. Quindi ecco, diciamo che il tier 3 forse ecco, è il posto che si merita purtroppo. Va bene. Poi il Dark Calling, Dark Gaia, sì esatto, sarebbe Evil Hero Dark Gaia, poi adesso non vedo altre build di questo mazzo qua in mezzo sinceramente, e quindi vabbè, decidiamo un po' al volo tutte quante, fra la versione che gioca Rico Hamster magari leggermente più stabile, quindi c'è quella ma non saprei, forse sì, forse un 2, perché è un mazzo che in realtà può giocare, perché comunque... Allora, già la versione con Rico Hamster Caius, già di base quel pacchetto ti serve, cioè sì, è più che sufficiente per vincere i game contro qualsiasi mazzo Rico Hamster Caius. Cioè, quindi già giocando queste 7/8 carte già è un buon mazzo. Già non se lo merita restare in tier 3 solo con queste 3 carte, solo con queste 7 carte. Quindi poi ecco, diciamo che comunque forse è tanto dipendente dal come milli. Nel senso che ovviamente la marcia in più che vuole averci sto mazzo rispetto a un mazzo normale è il Dark Calling, per poter tirare dentro un Gaia che è grosso. Sì. Soltanto che ecco, ovviamente trovami la Corrigo, te milli un Dark Calling e già aia, cioè non vuoi che succeda. Non metti Rigo, non vuoi millà, quindi magari Dark Calling se li peschi te li tieni in mano. Che build fai? Con i Gaia Blade, i Baratti, Masked Beast? Diventa un po' un pappocchio, sì, un po' un minestrone di carte che non girano quasi mai, ecco, parliamoci chiaro, fondamentalmente il problema è quello. Diciamo che la versione più stabile, appunto, che può giocare meglio è quella con Crigeti, Rico, Caius, e quindi ti dico, secondo me è un tier 2 tranquillamente, che poi dopo, per carità, se il player sta in giornata, se milla Gaia Blade e Gorz tutte le volte, c'è Dark Calling in mano. È un mazzo che può dire la sua, però, secondo me, perché comunque anche Gaia è una bella rottura di scatole, cioè comunque un mostro che la maggior parte delle volte comunque è più di 4.000, perché difficilmente te lo evocano più piccolo, perché tanto prende l'attacco combinato dei due materiali. Sì. E che comunque te va a menare su un mostro settato, su sto formato che ci vuoi trovare settato. Un Rico, che però lui non fa triggerare l'effetto, ricordiamo. Sì. Quindi poi... un Rico, un Griceto, uno Spirit Reaper, vogliamo magari metterti anche uno Spirit Reaper, uno Snowman Eater. Beh, anche la Necrogarna può una essere. Gardner. Comunque ecco, diciamo che in una situazione in cui lui è un 4.000 che va a picchiare un set, comunque quei 3.500 sì, sì, te li fa sempre, cioè 3.500 con una carta sono tanti. Quindi dico, secondo me un tier 2 se lo merita, non se merita il tier 3. Poi Disaster Dragon. Disaster Dragon, cioè uno dei mazzi penso forse più noioso del meta, un mazzo che proprio non mi piace. Non mi piace perché gioca, è un mazzo che gioca tantissime trappole, è un mazzo che fondamentalmente è l'unica, chiamiamola l'unica giocata forte, ecco, l'unica giocata grossa che c'ha rispetto a un altro mazzo è la Futura. Sì. È un mazzo, secondo me, Future Fusion Dependent, cioè non pesca fusione futura, è un rogue classico, tranquillo, arginabile in un milione di modi. Se invece pesca futura, ovviamente prende quello sprint in più che inizia a mettere magari in difficoltà. Quindi ecco, infatti vedo più avanti altre versioni tipo Drago Control, Drago... Sì, ci stanno anche altri draghi qui in mezzo. Però Disaster Dragon, secondo me, sembra un 1.5, un 1.5 perché comunque è un mazzo che gioca tante back, gioca Bricioni, gioca Bottom, comunque il Red Ice quando entra fa male. Adesso sull'immaginetta c'è anche un Drago Totem, quindi ecco, pensando a una lista pura con soli draghi, poi gioca anche tante chicche simpatiche, tra cui appunto draghi grossi da due tributi, che poi come possono essere un Lad, sì, ad esempio, che in stand-by torna Drago Totem, Lad gratis, schifo non fa, oppure uno Yamata Dragon, che comunque è un mazzo che non c'ha assolutamente card draw questa versione, perché questa versione non gioca né Baratti né Card of Consonance, quindi... Sì, lo chiama... Esatto, e purtroppo è un mazzo
che non ha modo di recuperare lo svantaggio carte. Cioè, una volta che è andato in svantaggio carte, ci rimarrà sempre. Quindi, se tu arrivi che c'hai tre carte, difficilmente è un mazzo che poi piano piano riesce a recuperartelo quello svantaggio. Una volta che si è bruciato le risorse, è fondamentalmente andato. Ti dico, noi uno e mezzo ci può stare. Ok, allora vediamo subito gli altri tre. Il turbo, sì. Allora, vediamo il turbo. Turbo, secondo me, è un tier 1. Qui è tipo la versione nuova come Vaio Turbo che è uscita. No, questa dovrebbe essere in realtà quasi il Disaster Dragon. In realtà dovrebbe essere più nuova come versione, okay. Perché le prime versioni erano appunto proprio quelle turbo, dove giocavi con tre baratti, tre Card of Consonance, Fusione Futura. E non so se alcuni ci giocavano anche mono o doppia Pot of Avaris. E ovviamente le Rejuvenation, che in End te rifulli la mano anche di più. E diciamo che è un mazzo, secondo me, che premia molto la bravura del giocatore. Perché, allora, è un mazzo innanzitutto che può auticappare. Sì. Perché con triplo red dice, con turno, dopo ti sei pescato 30 carte di mazzo, riesce ad auticappare. Però, secondo me, non è la giocata forte del mazzo, l'auticappa. La giocata forte del mazzo è fare quel vantaggio, quel più 2, più 3, più 4 a fine turno con un rejuvenation, mentre io magari ti ho fatto un turno come, ad esempio, un red dice più un drago di alta qualità e ti ho preso board, magari, appunto. Io sfrutto il fatto che ti obbligo a consumare risorse per risolvere la mia board, perché red dice comunque è un mostro che devi risolvere il prima possibile, non lo puoi, cioè più lo lasci sul terreno più porta vantaggio all'oppo, perché ogni turno rievoca da Jimmy, quindi più lo lasci lì e più gli dai modo di recuperare quello svantaggio che appunto se ce l'ha non lo recupererebbe in altro modo, quindi te obbliga a consumare risorse subito sul red dice per risolvere il board, quindi magari spesso riesci a risolverlo magari ma con un meno 1, facendo meno 1, e poi tu in realtà però, come ti dicevo in end, tramite rejuvenation hai fatto quel più 3, più 4 che te fanno andare in control, quindi io ti faccio un board, tra virgolette, minaccioso tramite red dice più alta qualità o Guachimeru, che comunque è una carta che nel meta è fortissima perché appunto ferma le special dei mostri luce oscurità è enorme, quindi ti metto sti board che tra virgolette ti rimangono indigesti e io nel frattempo comunque però c'ho sempre la mano piena, quindi appunto non magari premia più quel giocatore che sa come dosare bene le sue risorse piuttosto a quello che magari te fa un turno de pesco 30, magari rimane in mano con tre red dice, tempesta e un'altra carta X, soltanto con l'idea che dopo te vuole OTK. Che poi magari per un motivo o per un altro o se prende una Starlight sulla tempesta, quindi rimani con due pack dietro, o te becchi un Solenne o te becchi un Gorz. In questo caso no, perché c'è Quagmire che lo evita il Gorz. Però magari appunto ti ritrovi in quella situazione in cui non riesci ad otticappare, ma così facendo sei rimasto a top deck e se l'oppo risolve il board hai perso. Diciamo, è un mazzo che secondo me premia molto la bravura del giocatore e ci stanno secondo me molti pochi giocatori di Drago Turbo che lo sanno giocare veramente bene. Io per esempio è un mazzo a cui non mi accosto. Cioè l'ho visto giocare da un paio di persone, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto come l'hanno giocato, ma mi rendo conto che non c'ho la conoscenza abbastanza approfondita del mazzo per sapere come gestirmi bene le risorse. Però secondo me è un mazzo che senza alcun ombra di dubbio può toppare qualsiasi evento. Ok. Alcun ombra di dubbio. Poi vediamo, avanti il prossimo. Diva Frog. Oh. Ah no, aspetta, mancava l'altro drago. Finisce, okay. Sì, Drago Control. Drago Control. Ecco, questa lista, vediamo, c'è sta il Grigeto, c'è sta il Crigetone. Allora, quindi presumo sia una lista un po' più lentina, un po' più Control, sì. L'ho viste qualcuna che gioca doppio hamster o mono hamster, ma gioca anche Rico, appunto. Gioca Rico, gioca Debris, che comunque porta sempre o Iron Chain o Rosa Nera o Stardust, insomma sincro drago vari ed eventuali. È un mazzo che punta, ovviamente, diciamo, fa control tramite Rico, tramite, non gioca neanche tre Kaius se non sbaglio, ho visto qualche lista, se non sbaglio ne gioca uno se non due, punta a fare quel vantaggio con tramite rimozioni che possono essere Rico, trappole varie, perché comunque sono sempre mazzi che sto a farci di trappole, questi che meno male è l'ingrediente magico che
fa più o meno funziona quasi tutti i mazzi Davison se ci metti quelle 10-12 trappole. Quindi gioca tante rimozioni, c'ha modo di togliere più o meno quasi tutto dalla board, soffre carte in particolare, in questo caso te direi anche di no, nel senso che magari può soffrire un virus che the main però si vede un po' poco. Ultimamente ha preso quasi più spazio il monovirus dentro Vaio Turbo che la mono oppression, okay. Una cosa che ho notato. Quindi ecco, diciamo che DC1 secondo me se la cava egregiamente contro qualsiasi mazzo del formato. Io lo metterei tranquillamente, ti dico, tier 1. Non dovrebbe averci grossi problemi. Ok. Ovviamente gioca Red Ice, che è il boss del deck. Quando magari tu in un turno anche fai Debris e tiri su truppa, ti rimuovi il Debris per rievocare il Red Ice. Quella truppa ovviamente starà lì senza effetto, però quando verrà distrutta comunque ti farà pescare una carta. Il Red Ice intanto ti porta un altro mostro. Quindi c'ha le sue giocatine, c'ha turni grossi dove può fare grossi dannini. È fondamentalmente un mazzo che appunto gioca tantissime rimozioni, quindi molto molto stabile. Non vedo il motivo di piazzarlo più in basso del tier 1. Ok. Comunque, non soffre neanche oppression. Okay. Comunque non fa tipo 6 minuti a mazzo. Sì, perché se no ci stavo pensando più. Nel mentre, sì. Ho detto, ho guardato, diciamo, 7 mazzi, dico ok. Sì, sì, ho detto, sono passati 28 minuti, adesso quelli un pochino più ovviabili. Sì, quelli un po' più tagliamo a breve. No, lo dico per te perché devi tornare a casa, no? Io questo qua non me frega. Ok, vabbè. Quindi Andrea, sta parte levala. Andiamo avanti. Allora, abbiamo Diva in più salse. Diva in più salse. Allora, Diva Frog in realtà non è una lista che ho visto così spesso. Dovrebbe trattarsi fondamentalmente di un pacchetto rane più pacchetto Diva più 3 murene dell'abilità e a piacimento 2 salvataggio. Ovviamente gli unici monarchi che gioca dovrebbero essere 3 Caius e sfrutta quello fondamentalmente. Non gioca tantissime trappole. Io ti dico, lo metterei forse un tier 1 e mezzo. Ce la vede se sta in giornata oppure no. Hero Pit secondo me è classico tier 1. Ormai ecco, fra 1 e S, ma diciamo che ha perso un po' pieve, non possiamo metterlo a metà, lo mettiamo come tier 1, lo mettiamo al paro. No, questa è la versione bit, questa è la versione normale. No, questa dovrebbe essere la versione Hero con i Destiny Hero, sbaglio, ce l'abbiamo più avanti quella con i Destiny Hero. No, mi sa che questa dovrebbe essere la versione con i Destiny Hero. Questa sì, dovrebbe essere questa. Facciamo che sia questa la versione con i Destiny Hero. Versione con i Destiny Hero forse la metterei più in 1.5 perché è un po' più pesantina, bricca un po' di più. Quell'altra secondo me, col fatto che gioca le Gemini Spark, che sono una delle carte più belle del formato, più forti, sta sicuramente un po' più su. Se lo merita, sta un po' più su. Quello spacca e pesca uno, cioè. Soprattutto tirata in risposta a una rimozione, è proprio più uno secco, bellissimo. Cioè, Caius su Alius, Gemini Spark, ti rombo Caius, pesco, troppo forte. Diva Zombie, ecco, diciamo che questo pure io lo metterei come tier 1, semplice proprio, non c'è motivo di stare altrove. È un mazzo che può giocare virus, secondo me, inside, è una cosa che vedo fare molto poco. Secondo me invece lo può giocare tranquillamente, ovviamente modificando un po' la lista, magari giocando un Galeo Grugno in main, magari con più tartarughe piuttosto che più pomodori. Ma è un mazzo che in mano a un giocatore forte, in mano a una persona che ce sa fa, è tanta roba. Zombie è tanta roba, c'ha tantissime giocate, soprattutto linee di OTK che magari non verrebbero mai in mente a nessuno, e un giocatore magari esperto del zombie ti tira fuori alle volte giocate veramente impossibili. Poi abbiamo Fairy. Proseguendo con i vari Fairy, la sfortuna di questo mazzo è che è veramente pesante in questo formato, cioè non c'ha... Anch'io ho provato a farla qualche lista, però non riesco mai a trovare quel compromesso che tu magari riesci a trovare su altri mazzi come Zombie, come Bayou, come Blackwing, perché secondo me comunque un mazzo che gioca 4 Regruiter, perché tanto fondamentalmente qualsiasi lista dei Fairy porta 3 Shining Angel più Nova Summoner per poter fare i 4 Suicida e poi sull'ultimo ti rivendere onesto e Cali Cristia rimbalzandoti onesto e riprendendo l'ultimo mostro in mano. È un mazzo lento fondamentalmente, cioè la sua becca è che secondo me in un formato che è lento è ancora più lento, cioè quindi c'è questa difficoltà che batti secondo me i mazzi che stanno fra tier
RS e Tier 1 sono tutti mazzi molto veloci. Cioè, Drago Turbo comunque te fa borda da 5.000 danni e te la lascia lì. Amaryllis comunque Titania in end torna Amaryllis appunto. Cioè, sono mazzi che se te lasciano due tre, cioè, se tu già hai due o tre turni dove non già hai risposte alle giocate sue, te passano sopra, punto e basta. E Chaos Fairy purtroppo spesso e volentieri ti trovi in quella situazione in cui tu non c'hai risposte alla giocata dell'avversario, perché magari c'hai una mano briccata, perché magari c'hai due Shining Angel in mano che non vorresti mai vedere, quindi non c'ha troppo spazio in questo meta. Io lo metterei come tier, guarda, allora Chaos Fairy forse un 1.5, può di un po' la sua. Fairy Puro, anche se non so perché c'era un Warrior Lady lì, però Fairy Puro io lo metterei in tier 2. Ok. Poi magari anche da valutare liste, nel senso che la lista più classica, quella che magari appunto gioca Warrior Lady, 3 Shining Angel, Nova Summoner, 2/3 Cristia, Araldi, eccetera, è molto lenta, molto, sì, è molto intopposa, quindi non credo che... Ecco, stesso ragionamento di prima, Fairy Chaos forse leggermente un po' più spinto, mentre il Fairy Puro lo mettiamo mezzo tier più sotto, se lo merita. Il povero Fish OTK, ormai mazzo dimenticato da tutti, che in realtà appunto è un altro adesso, il Fish OTK, cioè l'hanno rifatto, hanno rivisitato tramite la versione con triplo Fishborg e con le rane. Okay. Quindi diciamo che ormai la combo braccio arsenale più colossale è più facile farla in quella maniera piuttosto che in questa, quindi purtroppo non riesco a piazzarlo più in alto con tier 3. Che di base sta roba, prima che ci avesse la ristampa dell'ODS, tipo costava 20 euro comune. Ecco, gli ultimate pure belli. Sì, costava un botto. La manga adesso dovrebbe costare un botto comunque, però sono veramente belli. Flamble, un mezzo rogue. Diciamo che ecco, la versione con le spie, Descendant, è simpatica, non è così insofferente. È vero che è un mazzo relativamente costretto a pescare Kindling, nel senso che se tu non vedi le Kindling, fondamentalmente è un mazzo normalissimo che gioca spie, sì, gioca Gaius, quindi lo metterei in tier 2. Cioè, in un formato dove le trappole sono così diffuse, una carta come può essere il cane, che appunto ha un buon effetto e forte, che va recrutata al mazzo un tuner di livello 4 quando distrugge in battaglia, purtroppo gli fa perdere dei punti. Poi abbiamo le rane. Un po' di frog. Allora, Frog Barn pure un mazzo che non si vede poi così spesso. Da capire come va montato, nel senso che, allora, il discorso purtroppo delle rane secondo me è questo, che qualsiasi mazzo con le rane, ormai secondo me l'engine che funziona di più è quello che vediamo lì più avanti, che è Frog Hero. Ancora. Ah, ok. Che quello pure lo piazzerei in DRS già da subito. Vabbè. Quindi quello secondo me è l'engine che lo completa al meglio, gli eroi e i monarchi, perché ovviamente comunque è sempre accompagnato dal triplo Gaius, più tra chi abbonda o meno con i Raiza, quindi ecco, più a Z comunque bel boss deck, cioè bel boss monster, quindi Frog Barn purtroppo sempre un tier 2. Non vedo motivo di metterlo più in alto, mentre Frog Combo è la cosa più antigioco del mondo. Purtroppo Cesena, un amico ci si è preso un'otticappata, sono stato a guardarlo 30 minuti e vederlo soffrire, perché poi il ragazzo che giocava da poco non sapeva come funzionava la combo, era anche curioso di vederlo, io proprio... È stata una scena brutta da vedere. Nel senso... E poi Frog Monarch, ecco, Frog Monarch io lo piazzerei in tier 1.5, perché Frog Hero secondo me ha troppe più frecce al suo arco rispetto allo standard Frog Monarch. Cioè, nel senso che il problema di Frog Monarch è che la tua giocata tanto è sempre quella, tornerà una monarca. G2 quando inizia a prendere tappeto o maschera inizia a soffrire, mentre magari Frog Hero c'ha altre scappatoie rispetto a Frog Monarch. Vabbè, è tipo macro Monarch, diciamo l'obiettivo finale è quello. Sì, diciamo l'obiettivo finale è quello di tirare un monarca a turno e cercare di prendere più vantaggio possibile. Però appunto in un mazzo dove ovviamente giochi un pacchetto di mostri molto ampio, perché giochi comunque tutto il comparto rane, più il comparto monarca, più il comparto entrap fra Gorz, Dragoeria e Battlefield Father. Diciamo che è un mazzo che va molto su dei mostri, facendo questo catti molto sulle trappole su questo mazzo, non giochi parate, quindi è un mazzo che gioca un po' poche parate. Ultimamente nel meta si è affermato molto Amaryllis, sì.
vari ed eventuali mech, che so comunque mostri che stanno molto in discesti ai monarchi, quindi viene da sé che secondo me Monarch, Frog, Monarch, Buro è andato sicuramente in calando. Gemini pure è un mazzo molto di nicchia, abbastanza fantasma. Non ci ho avuto mai il piacere di utilizzarlo, detestarlo. Ce l'ho avuto contro un paio di volte, l'ho trovato online, ma non mi ha mai entusiasmato. È che è un mazzo che passa comunque per poter giocare o da ultima offerta, e c'ha in un meta dove chi è che non c'ha due o tre tastornato de side, a parte me. Però, vabbè, a parte me. Quindi già metti da stornato almeno due. Tifone. Ma ho già capito. Sì, dai, se lo merita. Purtroppo mi dispiace, perché comunque il Gemini Soldier è fortissimo. Peccato che c'è bisogno di dare Sammonal. Quello è un grosso meno che c'ha sto mazzo. GB combo. Penso che per combo intendano la versione coi Prisma. Sì, sì, sì. Infatti c'è Prisma sì, qua. Sì, sì. Infatti non mi vengono in mente grosse combo con GB. Ma ecco, secondo me metterei questo come tier 2, perché secondo me la versione coi Prisma, i Prisma secondo me vogliono che tu vada a giocare comunque anche Stratos e anche rinforzi, o se ci giochi due Prisma a caso, secondo me perché dovresti chiamarlo CB combo se c'hai due Prisma a caso dentro il mazzo, c'hai altri engine che te lo cercano come Stratos e rinforzi. Quindi ecco, già andando a implementare un pacchetto di quattro carte come possa essere rinforzi appunto e tutto il resto, secondo me perde, cioè in versione pura ti dico lo metterei anche tier 1. Secondo me GB puro è un buon tier 1, è un mazzo che può vincere, e lo sta facendo anche altrove, non molto qui in Italia ma in America soprattutto, sta riprendendo molto piede. Carro è la carta più forte, cioè secondo me una delle carte più forti del formato, e GB c'ha la fortuna di poterla utilizzare, che è la sua, quindi ecco, li dividerei così. GK vabbè, il discorso è uno soltanto, tier 3, perché vabbè. Più che il discorso è più che Necrovalli Dependent, perché comunque Necrovalli va a stoppare mazzi come Hero, perché non possono tirare Miracle, è un mazzo che va a stoppare Vaio Turbo perché non può rimuovere target da Gimitero. Però il discorso è che Necrovalli se prende Rico. Cioè, tu ce n'hai tanti dei modi per toglierla quella Necrovalli che sta lì bella carina, capito? Cioè, quanto la fai durare quella Necrovalli a tavola? Tanto, o una volta se prende Rico, o magari te flippano un hamster dentro a un Rico, te ci fai un Gaius. Per un motivo o per un altro riesci quasi sempre a risolverla. Poi, appunto, G2 e G3, due da stornato, che fai? Non ci rimetti? Quindi, ecco, tier 3 perché è dipendente dal Royal Tribute. No, ma è un mazzo che magari, ecco, se parte turno 1, Necrovaller, Setto Spia, Royal Tribute, ok, è forte, ma se non fa quello... Più che altro le carte forti, cioè la counter, le bombe, e tutto il resto, sono arrivate con Tengu. Sì, in Tengu è un mazzo molto più valido. Fra la Wand per pescare, il Recruiter. Esatto, c'è una tante in più in Tengu. Poi, Irovit Stun. Irovit Stun, appunto, adesso ultimamente stanno prendendo piede gli skill drain, la gente che stanno a piacere, anche uno dei main. Non, forse, guarda, sempre un tier 1, perché lo metto allo stesso pari di Vairovit. Lo metto allo stesso livello. Solo perché poi appunto c'è da vedere quali dei due sta in giornata e quale no, e soprattutto, come ti ho detto prima, che skill drain, secondo me, è una carta molto forte che molti mazzi li fa perdere, mentre lui gioca molto bene sia insieme che contro. Allora, l'Hopeless. Dai, mettilo tier 3 perché... Tutte e due? Sì. No, dai, non si può vedere un mazzo che gioca round fare sciocca su Norellas o baratto Norellas e Evocopoc e ricominciamo da capo tutte e due a top, perché io non riesco a vederlo. Cioè, secondo me è l'antigioco, cioè se preferisco non giocare se devo giocare un mazzo del genere, io personalmente. Poi ti dico, magari ok, cioè nel senso, cioè a chi piace, nel senso, se può divertire a giocarlo quante volte gli pare, sa però che se trova me magari online o magari al vivo è molto probabile prendere il mazzo, lo metto a posto che va a fumare una sigaretta. Quindi ecco, diciamo che secondo me riguardo l'aneddoto di prima, Frog Combo. Il ragazzo che lo giocava a Cesena ha detto: io gioco questo mazzo perché a me mi sta sui coglioni il formato. Non mi piace Edison e voglio giocare sto mazzo qui per far soffrire la gente. Ma perché? Perché mettete sti panni da villain e rovina magari una domenica tranquilla? No. Però ecco. Tanto è sempre una domenica tranquilla finché vinci. Quando sì, perdi... sì, quando inizi a prendere magari quel brain a top deck che te fa perdere, quel dad che dici, boh, sta solo dad, e invece... Dopo non è più una domenica tranquilla, esatto, come dici. Allora, Kokimeru.
Quagimeru, mazzo che non esiste, ahimè, se tier 3. Perfetto, dai, andiamo dritti. Christiasworn, ecco, Christiasworn al contrario delle altre fate, invece secondo me è molto più performante. Ti dirò, lo metterei anche in tier 1. Tier 1? In realtà mi piace molto di più la versione Lightlord, cioè G1 Lightlord puro, sì. Mentre G2 contro chi? Frog Monarch, Frog Hero, tutto quanto, dentro doppia Christia, triplo Valdo Arancione. Ok, mi piace molto. Tutte le negazioni. Esatto, mi piace molto come cambio, tra virgolette, cambio mazzo in game 2, molto interessante come cosa. Poi ovviamente è un mazzo che vuole essere fortunato, perché comunque sembra un mazzo che si basa sul mill, sì, sì. Quindi ecco. Non so se bricca un pochino di più, perché puoi millare i Christia, gli Araldi. Sì, quindi... ecco, appunto ti dicevo che secondo me è forte la versione Lightlord main più Christia side. Però sì, ovviamente c'ha sempre quel brick potential in più che non gli fa piacere a un mazzo che bricca già di suo, però secondo me è molto bello. KFC, questo è un mazzo che non mi fa sta faccia, perché è un mazzo che amo. Per me è molto molto bello, c'ha tanti più uno, però secondo me la sfortuna vuole che è il classico mazzo che sì, magari ti faccio tanti più uno, bello, mi diverto, ma moro con quattro carte più di te, capito? Però comunque tira easy il Gagitron da 3000, esatto, eh? Spamma il Gagitron, quindi questo, su questo non c'è piove. Kurazz te fa pesca, secondo me purtroppo non c'ha ecco, levato il Gagitron, non c'ha quella spintarella in più, cioè nel senso che magari devi essere molto bravo tu a non farti prendere i bottomless sul Gagitron, perché ecco, già te prendi due bottomless Gagitron, fine della partita, non li recuperi più. Però tipo provare a fare i Gagitron coi mech, che secondo me performa molto di più. Però secondo me, ecco, questa è una paura che ho, gioca a monomacchine. Ah, dici dopo entra il Chimera Tech, è finita. Più che altro, ma non tanto per il Chimera Tech, perché nel senso non te vado magari a fare una board con tre o quattro macchine e te le lascio a tavola, perché dopo se mi prendo un Cyber Drago è una festa che non finisce più. Però quello che mi fa paura è che non succede, ma se succede che te trovi che c'hai quello che c'ha System Down the Side... Li piangi. Capito. Quindi sta cosa mi frena parecchio da giocare mazzi monomacchina. O provi ad andare a quel punto... ti sai di te il ritorno dall'altra dimensione, puoi cercare, ecco, di outare il System Down tramite l'RFDD, però il discorso è che tu ce n'hai solo uno dell'RFDD, sì. E comunque te leva metà HP, nel senso comunque sì, te sì. Smezza, no, è più una questione del vai di OTK dopo. Sì, magari più che altro potresti, guarda, forse penso che l'unico modo che potresti averci per fermare una cosa del genere forse è proibizione addirittura, però stiamo scendendo in carte forti su situazioni, su altre situazioni, capito? Sì. Stai prendendo una sorta di Inception, forse un po' troppo paranormale. Tier è un tier 2. Vabbè, comunque. No, giocabile, cioè nel senso, io ti dico, comunque sono tutti mazzi che, perlomeno quelli sopra il tier 3, giocabilissimi e anche divertenti. Poi vai, per carità, nel senso... Hopeless Dragon, no, non Relass non lo posso vedere, mi dispiace. E non Relass è salito, io quando ho venduto in bot. Allora... Lightswarm, a puro, 60. Puro, allora, a 60, sincero, non c'ho presente nessuna lista di Lightlord a 60 carte. Andiamo a sentimento, Però sì, io a sentimento ti direi un tier 2, forse. Mentre il Lightlord puro un tier 1 e mezzo tranquillamente, che se sta in giornata può fare quello swing in più per andare addirittura anche in tier S. Macchina Gear, quello che dicevamo prima. Ah, con Gagitron, esatto, tanto... sì, esatto. Sì, magari una versione un po' più agro de Mech, ecco, c'ha de contro che appunto da carte come System Down proprio concedi, che secondo me sarà una carta che prenderà molto piede adesso, perché tanto, diciamo che so periodi. Periodo macchine, riescono fuori le System Down, come riescono fuori le System Down the Side, ricalano le macchine. Quindi sicuramente ci sarà questo saliscendi. Devi dire addirittura forse un tier 1 e mezzo. Cioè il mazzo è molto molto offensivo. Più che altro perché... mentre macchina contro io addirittura lo piazzerei in tier 1. Ho visto lo scorso anno molto nazionale bello. Di macchine in tutte le versioni. Sì. Ma non c'era, O ce n'era veramente poco o non c'era. No, ma in realtà ti dico, con Gagitron l'ho visto molto... cioè, pochissimo.
Forse l'ho montato io un paio di volte per qualche local, perché comunque sì, c'hai turni debittate, ignoranti. In realtà l'avevo montato un po' con i Roid. Ok, no, Con i quello è Roid proprio e ignorante. anche il Roid 8 stelle per poter fare baratto, Express Roid per riprendere le cose, e revocate sempre Fortress tramite livello 8 che recuperi appunto. Però ecco, non è sicuramente a livello di macchina control che secondo Sì. me è la sua versione più stabile e performante attualmente. E poi Stesso questo. discorso per macchina gadget, io lo piazzerei sempre un tier sotto perché c'è la versione più forte. Sì, esatto. Perché Ma questo forse vai con. scambierei gear e gadget Dici? addirittura, Ma sì, guarda, io l'ho forse. visto giocare con entrambi, nel senso io i gadget Ah, ce sì, li è ho, gadget. però ho anche il terreno per tirare il gadget, nel senso non gioco Mac Sì, Forza. esatto. Ah, proprio senza Mac Forza. Forza. Soltanto i Gacidron per. Sì, alla fine ti possono funzionare anche da Reborn, quindi vanno bene. E ci sarebbe forse da fare qualche approfondimento su sti due mazzi. Magari li testo un pochino. Onesto. Poi abbiamo Quick Draw. Quick Draw Macchina. Ecco, Quick Draw Macchina, diciamo che forse è un antenato di quello che è stato il mio mazzo. Ok. Diciamo che comunque gioca il pacchetto Quick Draw, quindi Debris, Dandy, Quick Draw. E in più il pacchetto macchina come gioco anch'io. Poi appunto ecco, magari è un mazzo che gioca meno mostri, a differenza da quella che è la mia lista di Monster Mash. Ma sicuramente, allora, è un mazzo che gioca molto con il Drill Warrior. Perché comunque allora, il poterti riciclare tutti i turni una Gearframe che può andarti a prendere una Mech Forza che diventa un Reborn, che te può andare a prendere la fortezza se non l'hai già al cimitero, che non l'hai calata e tutto il resto, te dà molto vantaggio. Cioè, in questo caso forse il Quick Draw è quasi più forte che in molte altre situazioni, come magari che possa essere ecco, il mazzo successivo che è Quick Draw Blunt. Addirittura io ti direi che potremmo mettere Quick Draw Macchina, secondo me, in tier 1 e mezzo, mentre il Quick Draw Blunt a tier 2, che Tier comunque 2. purtroppo Quick Draw Blunt c'ha sempre quel virus che lo mette in ginocchio, quell'oppression che lo mette in ginocchio, e purtroppo non sembra mai un mazzo che bricca spesso e volentieri. Pensavo fosse più forte il Blunt. Volcanic Quick Draw, secondo me, pure lo metterei allo stesso livello del Plant. Ok, Tanto, no. so Cos'è? qualcosa. No, questo è uno zombiro che ci è scappato fuori, non so. Forse stava Plant. sotto. Ah, sì, ecco, sta sotto. Dov'è? Volcanic Quick Ah, Draw, ok. ecco. E lo lascerei sempre in tier 2. Dopo, ovviamente, se può. Non stanno in ordine di Sì. male da sinistra a destra, nel senso, fra i più validi e i meno validi del tier. Però, ecco, diciamo che fra la versione Plant e la versione Volcanic, ti direi comunque è più forte la Plant, ma non, secondo me non così tanto da fare un balzo di tier. Secondo me è più stabile appunto la versione con le macchine, perché secondo me gli dà molta più consistenza. Cioè aggiungi quel pacchetto che non soffre virus almeno, mentre se tu giochi il pacchetto Plant con i Blossom soffri il virus. Ok. Rescue Get, bel mazzo, però secondo me uno e mezzo. Uno e mezzo perché comunque gioca le carte forti del formato. Gioca Dashot, gioca Solenne, tutte le trappole forti, gioca Gatto, gioca Summoner Monk, gioca Dad, gioca Sorcio. Gioca le carte del formato che sono forti. Ovviamente il suo massimo apice lo tocca con la combo Monaco, Scarto, Macia, Tiro Gatto. Quello è il top che può fare. Però ecco, se sta in giornata è un mazzo molto funzionale, secondo me, sì, non lo metterei né più su né più giù, uno e mezzo secondo me è il posto che più gli si addice. Poi Samurai, che è il Samurai. Io ti direi DRS, però ovviamente beh, se parlasse il cuore ti direi DRS. Ahimè, te devo dire che ecco. Lo metterei in tier 2, ma bisogna fare una precisazione. Nel senso che il mazzo è molto simpatico, c'ha il vantaggio che in Edison c'hai il Gateway a 3, però non c'hai Ghisan, non c'hai gli Smoke Signal, quindi non c'hai soltanto un Rota, Tanto il mazzo prende senso da non post c'hai Tuner, structure. esatto, non c'hai Tuner e non c'hai Synchro. Quindi è un mazzo fondamentalmente che, già te l'ho detto in pratica, non gioca Tuner, non gioca Synchro, lo devi montare con una vena anti-meta. O lo giochi con le Fissure perché tanto sei un mazzo che può tranquillamente non giocare col cimitero, o lo puoi giocare direttamente, puoi giocarlo anche con l'oppression. Piccola dips, è un mazzo che in realtà non soffre oppression, cioè nel senso, per assurdo soffri la tua oppression ma non soffri quella dell'oppo.
Perché? Perché Grandmaster dice che quando viene distrutto da una carta dell'avversario, mentre appunto se lui paga con Oppression per una carta di Grandmaster, te riprendi in mano Grandmaster e rievochi Grandmaster. Mentre se pagano con la tua Oppression non puoi farlo. Stesso discorso per Shogun Shien, che quando verrebbe distrutto poi distrugge un samurai. Sì. Ovviamente lo samurai quando ce n'è due, quindi se pagano con Oppression ti distruggi magari uno Yaichi che ha già fatto l'effetto o qualcos'altro. Quindi in realtà appunto è un mazzo che l'Oppression avversaria non la soffre così tanto. Non giochi così tanto col cimitero, quindi puoi permetterti di giocare a Fissure eventuali. E puoi permetterti di giocare anche i vari Idea of Warlords, eventualmente Solidarietà, perché comunque giochi soltanto Warrior. Quindi... Che di base, quando è uscito... cioè, all'epoca era uscito solo l'Arsenale Nascosto 1, se non sbaglio. Sai che... Perché ho dei dubbi su Bestie e Barkion, ma mi sembra che non c'erano. No, 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 Bestie e Barkion sottengo, sicuro. Quindi... 100-100. Di base non c'erano neanche... Già Shien non ce l'hanno. No, esatto. E in più gli manca anche Bestie e Barkion. Gli manca praticamente... Allora, Tengu gli ha dato in più i Duner, ovviamente, i sei samurai che sono Duner. Il rinforzi quello per i samurai da livello 3 o meno, ascetismo e Elixir e il sincro. No, l'Elixir addirittura più avanti non lo conosco nemmeno, però è lo Shien, il sincro, quello a livello 5 che è fortissimo, quindi è, poi ovviamente appunto c'ha tutti i sincro naturia come Barkion e Bestia che ovviamente gli fanno gioco. Guarda, io te la butto lì, a ottobre esce la nuova espansione Rota, Regio Fabis, escono i nuovi supporti, sei samurai. Sei samurai addirittura. Sì. Cioè, guarda, c'ho il playset Grandmaster Secret. Con il rebranding di Shien. Io l'ho avuto lì, eh. Io darò uno sguardo, sicuramente, vabbè. Vediamo. Poi, Twilight Sworn. Ok. Ma secondo me la versione pura è più liscia, più lineare e gira meglio. Non capisco perché magari andarlo a sporcare con una parte dark per giocare soltanto i Bok, per giocare Dad, per giocare... Quando per me riesce ad averci una lista più snella e più solida giocando soltanto Lightsworn, quindi lo metterei in tier 2 tranquillamente. No, ma secondo me all'epoca... Puro, cioè, non rischi di mandare al cimitero roba sbagliata, che io già di base mando al cimitero roba sbagliata come mostro reincarnato. Come Beaconing Light, quindi sì, esatto. Poi avendoci appunto quel pacchetto in più dei mostri dark che magari non te fanno neanche gioco, sì. Preferisco una versione pura con più Light Lord, molto più tranquilla. Poi abbiamo Well-Dad, sì. Ti dico, è un mazzo che attualmente non esiste perché i pozzi non li gioca nessuno, ma guarda, forse tier 2 perché proprio non è un mazzo, cioè quelli sotto fondamentalmente sono quasi tutti mazzi troll. Ah, ok. Comunque quelli sopra, ecco, diciamo che già il tier 2 è giocabile se te vuoi, ecco, mettiamola così, il tier 2 è il mazzo che porteresti al local per divertirti. Questo neanche al local. Questo neanche al local, cioè questo se stai sotto acidi forse potresti portarlo al local, ma... Vabbè. Altrimenti no, non penso che potresti mai portare mazzi del genere. Dico. Oh, ecco, la tier 2, ti dico, secondo me sono quei mazzi un po' più frizzandini, divertenti da venerdì sera, ecco, tra okay. Amici te già diverti. Non so, secondo me, quei mazzi che te porteresti per andare a vincere un torneo, un regionale o qualcosa di più competitivo ancora. Xaver, io ti dico, Xaver secondo me uno e mezzo. Lo dirò molto su di tier, secondo me è un mazzo che, nonostante non ci abbia le bombe, perché le carte più forti ce l'ha in Tengu come Anima Nera e Bogart, sì. Ma secondo me qualcuno che riesce a farlo funzionare ci sarà e farà veramente parlare sé. Secondo me è un mazzo che c'ha tanto da dire su sto formato e secondo me è troppo snobbato. Cioè è un formato che, cioè, è un mazzo che c'ha una trappola che dice che se c'hai un mostro archetipo te ne evoca due dal cimitero. Che vuoi di più? Cioè, c'ha il Foltrol che le evochi special, se ce n'hai due evoca da Jimmy. Ce l'ha le carte, secondo me. C'è soltanto da capire come, ecco, c'è da capire il come. Cioè non c'è ancora una, cioè, la macchina ce l'abbiamo, dobbiamo trovare le chiavi adesso. Vabbè. No, ancora non è in moto, è spenta, però sta ancora in garage. Però ci si può riuscire. Adesso abbiamo tre tipi di zombie. E il pacchetto zombie. Allora, io ti parlo da giocatore di zombie. Secondo me zombie è una gran cagata. Nel senso che... Posta. No, non lo piazzo basso. Nel senso, non si meritano tier... Nessuno dei tre si meritano tier bassi, perché comunque... Cioè, il pacchetto zombie è forte di suo, cioè nel senso doppio goblin, maestro, undore, mezzughi, è un pacchetto forte di per sé, basta, non se merita, non se merita infamia, ecco.
Secondo me la versione più forte è quello con le instant. Rimango di sto parere, secondo me è un tier 1. Ok. Gioca con praticamente tre Book of Life e Mene, che sono come tre corvi e molti mazzi, come vediamo già dalla tier list, giocano col cimitero. Quindi già per main tre carte che rimuovono da cimi è molto molto forte. Poi Reaper of the Nightmare, carta che scarta, attacca diretto, fortissimo, lo ridiriso in un miliardo di modi su sto mazzo. Veramente, secondo me, è forte. Lo Zombie Stun, invece, ecco, Zombie Stun penso che sia magari inteso come l'antimeta con Zombie, sì. World, gli Skill Drain, come dicevamo prima, Onesti, i Paladini, quelli zombie che quando fanno come Goglio, quando distruggono in battaglia un mostro zombie, lo rievocano, ma con Zombie guardando è tutto. Zombie, quindi diventa un piccolo goglio a tutti gli effetti. Simpatico, simpatico. Lo stavo ragionando più che altro perché sarebbe carino il concept del fatto che giocando mondo zombie sono tutti zombie, appunto. Sì. E ci stanno un po' di carte che sinergizzano, appunto, col discorso del... tutti i mostri di un tipo, magari. Ah. Allora, c'è una trappola che non mi ricordo come si chiama, se è una controtrappola, è vecchia. Dice che... se l'oppo evoca un mostro dello stesso tipo di un mostro che c'è sul terreno, neghi l'evocazione, punto. Se io ho zombie guardo, sono tutti zombie. Ok, non ce l'ho. Quindi, presente. Però come, se è come se giocassi tre solennini. Se nega l'evocazione, il mostro vuol dire che non è ancora entrato in campo e quindi non è zombie, o mi sbaglio? Non so, penso che c'è chi il tipo già al terreno. Okay. Penso che a rigor de logica dovrebbe funzionare così, penso, altrimenti sarebbe un po' impossibile. E poi carine anche le marionette. Marionetta all'insetto livello 3, che lo puoi scartare dalla mano per prendere il controllo di uno zombie. Quindi tu puoi giocare con 4 brain, tra virgolette. Simpatico, ecco, dopo te dico. Sicuramente, però, ecco, sarebbe un mazzo per venerdì sera, quindi lo metterei già in tier 2. No, cioè, vabbè, però decide, dici. No, ci può stare un po' ecco, cose carine, potrebbe fare cose divertenti, te dico, ecco, magari con le marionette te rubi uno zombie e quant'altro, sono tutti zombie, te rubi tutto, simpatico. Mentre Zombie Hero io lo metterei un tier sotto, quindi uno e mezzo rispetto a Zombie Instant, che secondo me è un minestrone, cioè non riesco a non vederlo come un minestrone, cioè nel senso che secondo me è un mazzo che de forte c'hai Book of Life e tu me ne vai a togliere due per lasciarcene uno e giocarci magari una o due Miracle. Sì, sono d'accordo che AZ è la carta più forte del formato perché anche se lo strappi rimuove il board, quello che vuoi, però secondo me in determinate situazioni, soprattutto per un mazzo che in realtà dalle liste non ho visto che gioca chissà quanti mostri acqua, a dirla tutta, cioè gioca il pacchetto cuore viva, appunto, e appunto giocano una, due Miracle, cioè io non trovo sensato andarsi a privare di due Book of Life per poter magari portare un Book of Life e due Miracle the main. Vero che c'hai più normal da fa, magari Stratos a do mostro, c'hai più normal, magari giochi un po' meno lento tra setto zombie goblin, setto piramide, insomma c'hai qualche giocatina più proattiva, però secondo me non compete con la versione con le instant, cioè secondo me la versione con le instant delle zombie è l'apice che può toccare questo mazzo. Ok. Insieme a Diva Zombie, per carità, cioè in realtà anche su Diva Zombie... Diva Zombie, cioè, che abbiamo già messo? Sì, sta, sì, sempre in tier 1. Ah, ok. In realtà Diva Zombie comunque anche lui gioca almeno una, se non due instant fusion, ecco, magari per instant zombie penso che se intenda più la versione un po' più aggro, cioè più turbo con tre instant e tre Book of Life proprio ad abusare il ritmo per On The Nightmare. Ok, adesso vediamo, qua ce n'era un paio che non avevamo visti. Sì, qua c'è anche qualche altro mazzo. Ok. Allora, diciamo in più, allora, Fairy ce l'abbiamo, sì. Classico anti-meta stun, te dico, non è un mazzo che io porterei perché... guarda, tier 2, quindi tier 2. Qua, no, analogamente sì. Il tier C 1. Sarebbe. Sì. No, C penso. No, così. Quella tier 2. È S, 1, 1 e mezzo, 2, sì, sì. C e 2. Ok. Lo metterei in tier 2, mazzo che deve essere veramente la tua giornata, se vuoi combinare qualcosa. Te lo vuoi portare un venerdì sera per far ingazzare amici, te lo porti, e che almeno li fai... No. Sai che almeno non te picchiano, in teoria, se sono amici. Poi, allora, Gatto, Saber, quelli ce l'avevamo. Weller, Dad, Amarillis, Gadget, sì, visto. Ecco, la versione con le macchine, però magari la versione anti-meta comunque non la metterei, insieme al Stun, perché tanto quello fa. Okay. Sì, c'è, gli insetti, non c'è un mazzo che performa con gli insetti, la TRD. Forse.
L'unica cosa che si può fare è un buon vecchio Temisotti Gappa con Doomdozer e sì. Megamorph, ma è una cosa molto, molto datata ormai, non funziona nemmeno perché c'è Megamorph 1. Rettiliana, penso. Poi Rettiliano, qua. Ma guarda, ti dico, cioè, non lo reputo un mazzo in gioca, cioè questi che ci abbiamo messo in tier 3, ti dico, sto veramente, a parer mio, ingiocabili proprio, che te piglia il nervoso a usarli. Mentre secondo me Vaschi, ovviamente, non... allora, da capirsi, nel senso che Dendi, allora, la versione Quick Draw Dendi più Vaschi, oppure una versione proprio archetipo rettiliano, perché archetipo rettiliano, cioè, ti dico, cioè, non gest- lo leviamo proprio, cioè, lo, non ce lo mettiamo. Se invece la versione con Debris, con, sì, dai, versione... con la Gardna, la versione giocabile, mettiamola così, la versione giocabile, ti dico, anche un terzo, pensiamo, simpatico, divertente, c'hai i baratti, c'hai molte carte che pescano, Vaschi riesci anche a calarla molto più spesso di quello che pensi. Poi, vabbè, abbiamo Monster capito. Mesh, secondo me, TRS. Sì, no, no. Apposta. Cioè, se vuoi ti spiego anche le mie motivazioni. Ho vinto nazionale con no, questo? No, ma al di fuori di quello. Cioè, questi sono appunto ragionamenti che sì. mi sono fatto prima decidere di portarlo. Cioè, che secondo me è un mazzo che ha tantissime giocate forti di turno 1 e tantissime giocate forti di turno 2. Ok. Quindi non è un mazzo che è così dipendente dal vincere il dado. Perché ovviamente tutti i mazzi che traggono tanto vantaggio dal dado sono i mazzi che settano sotto. Perché che giocano quelle 10-12 trappole di main, mm-hmm. quindi già hanno quel vantaggio lì se iniziano. Mentre io appunto, non avendoci questo tipo di vantaggio, ho tantissime giocate da poter fare anche senza iniziare, senza andare per primo. Cioè la classica giocata dove l'op mi setta Rico non mi mette in crisi, perché difficilmente io ho un turno obbligato dove magari setto Rico o setto Mercante. Mm-hmm. Te lo vengo a trada subito. Sì. Quindi che ci sia o la normal de strega o la normal de fusoliera o la special de Gaius de Cyber Drago o Gallis e poi Gaius a seguire. Cioè, ho molte risposte a quelli che cioè, e gioco molto bene anche da turno 2. Quindi questo mi è piaciuto inizialmente sì. del mazzo, la sua solidità nell'andare secondo. E per il resto Black Salvo questo dai, insieme al rettiliano no, va ancora trovato. È che non c'hanno il sincro livello 7 forte. Il problema è quello che con Striker bannato, cioè il singolo più forte livello 7 è un 2-4, cioè non trada manco un Monarch, cioè se schianda su un Monarch sì, è manco sì. uno Stardust trada, quindi guarda, se poteva tirare su livello 3 che potevi farci un Zeia gratis era meglio, però purtroppo cioè, la usi una volta, ci fai rosa, finito, oppure tre cerchi, rose. Cerchi de, ma nemmeno, sta uno per la stella, se no cioè, provi a farci un Dark End con Father, pure te mena, non fai Father, evochi il salvo, tiri su dei Goichi, fai un 8 che possa essere Stardust colossale o addirittura anche Dark End, perché gli altri due materiali sono Dark, però non c'ha un engine che, sì. che lo appoggia forte. E poi l'ultimo che ci manca è questo. Sì, questo che diciamo comunque è un mazzo discretamente troll, Kodarus. Bello, bella come carta, c'ha un bellissimo effetto, manda al cimitero Umi dal terreno e manda al cimitero, se non sbaglio non distrugge, manda al cimitero fino a due carte dell'oppo. Carino. Quindi poi prende mostri settati, magie, trappole, poi prende tutto. Simpatico secondo me in un mazzo troll che potrebbe essere con Gacitron e Gigartown, in cui tu fai Gigartown, Umi, evoco okay. Gacitron, evoco Kodarus, mando al cimitero Umi, ti spacco due, bitto per 4 e 4. Però ecco, diciamo che è fan da Yugi, ecco. Non vabbè, è... prossimo... ci può sta, ci può sta. Ecco. Ti dico, un venerdì sera uno ha un local, lo porta pure, dopo se te convince, magari un regionale, appunto, oppure arrivi anche a faccio un nazio. Vabbè. E insomma, questi sono i mazzi del formato, ecco, la maggior parte dei mazzi del formato. Fede, grazie mille per tutto questo tempo che mi hai dedicato, che è un botto, è ma veramente niente, tanto. Guarda, mi sarei anche dilungato di più, te dirò, però mi rendo conto. Sono le 8 e 10, vuoi andare esatto. a casa a cena? Già le 8 e 10, sì, vabbè. Dovrei andare a cena a casa, effettivamente. Detto questo, ragazzi, ringrazio ovviamente Federico per l'opportunità e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao.